Animi sempre troppo accesi tra i giovanissimi, protagonisti di risse, aggressioni, attività di bullismo in pieno centro, spesso davanti agli occhi preoccupati di passanti o avventori dei locali. Il video di Trieste Caffè la dice lunga circa gli avvenimenti di sabato sera con una rissa che si è scatenata in piazza Venezia. Un gruppo di giovani, tra cui anche diversi minori, complice qualche bicchiere di troppo, si è distinto per l'ingiurioso spettacolo, sedato poi dall'intervento di diverse pattuglie di polizia. Attualmente sono in corso ulteriori indagini da parte delle forze dell'ordine, al momento l'unica denunciata a piede libero è una ragazza kosovara di 20 anni, rea di aver ingiuriato pesantemente gli operatori di polizia intervenuti a seguito dei tafferugli. Le liti sono state segnalate dopo le 20 nell'area di Piazza Venezia, ma anche in zona Università Vecchia e Largo Papa Giovanni. Nonostante le botte che si sono scambiate i giovani, visibili attraverso i video che girano sui social network, non è risultato esserci nessun ferito. Episodi simili sono accaduti anche qualche settimana fa in zona Ponte Rosso, con un pestaggio organizzato da 8 ragazzi ai danni di un coetaneo. In quel caso le botte si sono fatte sentire, con la vittima che ha fatto ricorso ai sanitari del 118, una serie di aggressioni che celano un clima di tensione, forse mai sopito da parte di bande di giovani delinquenti, a cui oggi è più facile dare rilievo grazie ai video che girano su piattaforme come Facebook, Instagram o TikTok. Ciò però non è meno rilevante se consideriamo anche che al momento esiste un orario di coprifuoco che dovrebbe limitare anche gli effetti di nuotate passate in giro a bere, a vandalizzare la città e generare disordini. Se il cosiddetto buonsenso non basta a far capire a giovani e meno giovani che situazioni come queste non aiutano nessuno a camminare verso un ritorno alla normalità, di cui questa parte senz'altro non ci mancava, allora non rimane che assistere a scene come questa, dove poi la stessa polizia è presa di mira nell'adempimento del proprio dovere, a cui, ricordiamo, si sommano le attività ordinarie, i controlli antipandemici e quelli relativi ai flussi migratori. Insomma, tenere le mani a posto, ora più che mai, darebbe una mano importante all'intera società.